non fare Minecraftville. Ok, dai. Come dicevo, andiamo alla torre. Poi andiamo da Impa e poi torniamo indietro a fotografare il coso. Qui non abbiamo parlato con nessuno, più o meno. Nostro cavallino stupidotto. Va dove vuole lui. Ma che tira di là? Adesso va di qua. Io non sto facendo niente. Ce l'ho qua. Vediamo cosa fa. Segue un po' il percorso. Ma cos'è? C'è una sua intelligenza. Non ho capito. Vabbè. Vabbè. Vediamo. Ecco, appena. Sta facendo tutto lui, eh. Io c'ho la mano qua. Vediamo cosa fa. In parte sembra che segui la strada, in parte. Vediamo. Ecco qua invece. Vuole suicidarsi, no? Boh. Non capisco. Quello che dico, a un certo punto lui gira, si schianta contro la pietra che non ci sono praticamente perché sono bassissime. Allora, io sto andando di qua, ma. Ok, sì. Come? Mi ha nascosto bene. Ho paura. Dai, lo accarezziamo. Che tra l'altro dobbiamo comprare le frecce per cose così. Dov'è? Là sopra? Dov'è? Andiamo su. No, è più che altro che mi preoccupo che non ci sia magari il drift del pad, però sto usando il Pro io, non proprio i Joy-Con. Anche adesso stava cercando di andare da una parte. Poi non so se magari fa parte dell'idea di dire lo facciamo, ci ha perso di vista, facciamo sì che il giocatore deve anche controllare un po', no? Meno che non sia quello. È una scelta. Poi ci sta, cioè il cavallo non aveva in teoria una sua. Effettivamente una sua. Suo piccolo cervello. E quindi una sua volontà, diciamo. Però. Non lo so, di solito non si fa queste cose. A meno che appunto, non so, all'inizio, tipo, che non è perfettamente domato, allora lui va per i fatti suoi. Vabbè. L'ho steso. Bella bistecchina già pronta proprio. Oh, sono tentato di provare ad affrontarlo, ma no, però non ci ha fatto tanto da sì, più o meno niente, così non riesco a evitarlo. Cioè c'ha un range mica da ridere. Riso di Rula?
Cereale apprezzato da tutta la popolazione del villaggio calabrico, cresce in regioni dove l'acqua abbonda e può essere usato per preparare risotti e onigiri. Saprei, pare che non credo che sa. Adesso però stiamo anche usando un'arma a due mani, quindi lo scudo. Niente. Vabbè, no. Non ce l'abbiamo. Cono di Grublin. Quindi questo è Grublin. Un magnifico cono che cresce sulla testa, dei Grublin. È commestibile, ma non in ricette normali. Infatti è apprezzato come ingrediente per creare pozioni. Zanna. Troppo dura per ricavare un attrezzo, ma può essere cucinata insieme ad alcuni insetti per creare pozioni. Ma gli insetti? Andato giù là. Questo. Coronello. Ma alla fine bisogna sempre avere un'ascia. Proviamo questo che non abbiamo ancora pronto. E per lanciarlo. Come faccio a lanciarlo? Cavallo? Una spada. Dodona. E l'arco? Cioè le frecce ancora niente. Altro riso, adesso vanno in giro con il riso in tasca. Questo, niente. Quella cosa lì che diceva del dell'accompagnarlo o che non si può ancora fare, ma mi sembra molto molto strano. Ciaffone con questa. Andiamo un attimo. Non ho detto che era B. Ah, che sia B. Dai, vediamo se riusciamo. Non
fa niente questo coso. Questo ma anche meno, però è più lungo. Ah! È volato giù. Allora, qua è pieno di queste cose. Allora, proviamo un attimo. Ok, prendono fuoco però, eh. Quindi proviamo con la... Perché ti... Ok. Devo stare qua a cambiare arma io. Lascia che bruciando qua ci vuoi tutto? Perché questo non brucia? Ok. Vediamo. Ah. C'è anche là sopra, è tutto così. Tutte le spine. Però... Andiamo a provare. Sembra che una via si sia... Oh, no, forse la si è fermato. Il percorso lì era meglio. Ti fa cambiare? Sì o no? Sì. Ok. Riposiamoci, vai. E l'altra, eh. Lì sembra che non si passi. Proviamo a girarci intorno. Forse si passa. Se il collision detection funziona bene, dovrebbe passarci. Andiamo. Dovrebbe saltare, ma lasciamo stare. Okay.
Le spine rimangono. Qui lo switch che pioggia dettagliata che fa. In effetti fa poi scomparire i confini. Diventa una cosa unica. Una palla dell'aria è stata aggiunta. No, ci sono ancora le spine. Pare che non ci importa, però. Siccome ha fatto anche quell'effetto blu, no? Dicevo, magari è una specie di anche di depurazione, purificazione, per esempio. Allora, vediamo. Agnola, la Luccio. È carino che abbiano dato nome un po' praticamente un po' a tutto. Lago dell'illuminazione, Monte Risveglio. Il piano di Ranel. Era questo, no? Che diceva. Qua per esempio invece non c'è nessun nome. Eppure qua sembra che ci sia qualcosa lì. Una struttura di legno tipo. Il problema è che ecco per esempio in montagna col cavallo già non ti ubbidisce. Isoletta di Finterra. Vabbè. Allora. Andiamo qua. So se poi per esempio la velocità delle cartucce può cambiare, magari non so, quello nuovo magari usa una cartuccia con un transfer rate più veloce, può essere. Perché non si è aperto? Si apre qua ma non si è aperto. Vabbè. Ecco qua. Eccolo qua. Dopo la morterella, vento la grande calamità, il nostro popolo si è disgregato. Alcuni hanno formato la disonorevole banda degli Yiga e adesso mirano a uccidere il nostro capo, Impa. Non me ne ricordo se li incontriamo questi qua. Per questo motivo è sotto costante protezione giorno e notte. Però ti coccò. Scusami, sai, l'emozione. Vorrei correre a casa ad abbracciarli. In realtà no, non ci sta dicendo. Quanti funghetti qua. Basta. Le 3 di notte. Sta dormendo. È sempre qua questo. È giunta voce che Pruna ti ha fatto girare a destra e a manca. Almeno ti tieni in forma. Una? Ah sì sì. Un po' destra manca. Siamo andati per la fiamma ovviamente. Fai un po' vedere. Oh, ma questa è un'immagine scattata dalla principessa Zelda 100 anni fa con lo scatto immagini.
questo castello senza la calamità. Visitando i luoghi immortalati con questa scatto immagini, forse riuscirai a recuperare alcuni dei tuoi ricordi. Torna qui quando sarai riuscito a visitare anche solo uno dei luoghi delle immagini. È qualcosa che voglio darti. Ovviamente non puoi darmelo adesso, eh. Ma... come la troviamo questa cosa? Non si può, eh. Ha già provato, mi sembra. Perché poi non so se è metallo. Cioè, io dopo è scontato che prima o poi si prenda su quella sfera lì e la si deve portare là. Però non so se è metallo, perché le altre non mi sembra che le prendiamo. Ma scusa, ma mi servono le mele. Allora, questa cosa qua dei ricordi, come funziona? Andiamo a trovarne qualcuno. Questo per esempio. Questo dovrebbe essere abbastanza facile. Il cavallino lì, boh. Questo, boh, torniamo al... Possiamo provare a vedere... Tornare qua. In mente, forse c'è un modo di aprire qualcosa, forse basta andare al bordo, perché da fermo non lo fa. Facciamo una prova veloce. Se io vado al bordo lui spicca il salto per un attimo, però non so se ce la fa aprire. Una prova, eh. La mia il problema è questa cosa qua è... No. Non me lo apre questa cosa. Come si fa questa cosa qua? Al momento non mi viene nessuna illuminazione e non mi ricordo come avevo fatto, perché penso che l'avevo fatto a suo tempo, ma... Ma sì. Ce ne sono un sacco di altri. Allora, andiamo... La rottura è sempre il discorso della notte. Qui non è... Beh, siamo troppo... C'è un laghetto. Potrebbe... Ma... E c'è un bosco. Ok, qua. E là il castello, sì. Eppure qua l'ha aperto subito, non è che sono io che sbaglio qualcosa. Vediamo. Adesso non... Cioè, nel lasciarsi cadere l'ha aperto. Però dico, se noi cadiamo, andiamo sotto la linea del... Ovviamente penso che... qui siamo appiedati appunto, perché...
Bisogna andare a... Quando cambi zona è così, devi andare dalla stalla. Vieni, vieni. No, siamo sempre... Sembra che è sopra, forse. Ma poi il castello di Disney. Affrontare le creature, a parte queste che ci danno tipo, no, abbiamo ancora zero. E è solo prettamente per risorsa, perché per il resto non è che... Ecco, qui c'è un lago, mi sembra. Cucinarle. Però qua non si vede più nulla, che cecchino. Già, sono andato via senza prendere le... Ma... Ok, sopra. Perché qua non mi sembra possibile. Poi è ancora... Guarda, tu sembra abbastanza bassa. No, ancora troppo grande. Di là. Insomma, sono posti così vasti, così con tutte queste rovine, ma che poi boh. Va un posto di loco. Ma siamo qua. Vampare anche qua. Esplorazione per esplorazione. Anche qua c'è di nuovo delle foglie. Però... Fa scorta di frecce. Non so quanto poi possano... c'entra niente. Una rovina lì davanti. C'è questa montagnella che proprio va avanti. E c'è una rovina. Che cavolo è? Quella là. Non possiamo attraversarlo a nuoto. Pare che è proprio scarso Link, perché dico, cioè, quando non ho nuoto io facevo dai 3.000, dai 3 km ai 3,4, un giorno sì, un giorno no. Quelli non sono 3 km. Ops.
Sasso Rock. Ok, dopo lo segniamo. Non tirarmi un masso. Ecco, appunto. Vabbè, però mi ha spinto avanti. Non ci credo, ci ammazza. Ma qua, qua, qua. Buono. Allora, vediamo una cosa, se lo mappiamo questo. Lei sarà tipo qua intanto, vediamo. Teschietto, mettiamo teschietto. Musichetta. Bella l'ombra così. Però non hanno un vero corrispettivo. Non ci sono i cumuli nembili sopra.